In molti video della serie Terremoti in pillole abbiamo fatto riferimento alla velocità delle onde sismiche. Ma quanto vale questa velocità? La velocità delle onde sismiche varia in base a molti fattori: tipo di onda considerato, densità del mezzo in cui avviene la propagazione, presenza di liquidi e temperatura della roccia attraversata. Per quanto riguarda le onde di volume, le equazioni che descrivono le loro velocità includono a denominatore il valore della densità della roccia. Inoltre, è presente anche un termine che indica la rigidità del mezzo, ovvero la resistenza del mezzo agli sforzi di taglio. Nei fluidi questa resistenza è nulla. Le principali conseguenze di questa formulazione sono che le onde di taglio viaggiano più lentamente delle onde di compressione, da qui il nome P, più veloci e quindi prime ad arrivare, rispetto alle onde di taglio che arrivano per seconde, appunto, e per questo sono dette S. Inoltre, siccome il modulo di rigidità è zero nei fluidi, le onde S, trasversali, non si propagano nei liquidi. Infine, la velocità dipende dalla densità. Maggiore la densità, maggiore la velocità. Inoltre, la velocità delle onde P è circa radice di 3 volte più grande delle onde S. Siamo abituati ad esprimere la velocità in chilometri l'ora. Così, per esempio, sappiamo che un'auto molto veloce può viaggiare a 300 km l'ora e che un aereo può volare ad una velocità molto vicina a 1000 km l'ora. Ma le onde sismiche viaggiano con una velocità che viene espressa in chilometri al secondo, quindi convertendo ad unità di misura a cui siamo più abituati, si trova facilmente che, per esempio, all'interno della crosta, la velocità con cui viaggiano le onde sismiche varia da 12-13.000 km l'ora fino a 22-23.000 km l'ora.